Ciao! Oggi vorrei parlarti di questo, dell'amore per te stesso. Avrai sicuramente già sentito parlare dell'amore per te stesso, nel senso che magari se sei stato a qualche conferenza, qualche incontro, avrai sentito sicuramente parlare di questo argomento. Ebbene, vorrei dirti qualcosa che forse è un po' diverso da quello che hai sentito fino ad ora. Come fai ad imparare ad amare te stesso? Tieni conto che la vita ti porta esattamente nella direzione opposta, perché comunque ti confronti in tutta una serie di situazioni che incontri durante la tua esistenza con qualcuno che non ti ama, qualcuno che ti rifiuta, traumi emozionali che hai sicuramente vissuto da bambino, insicurezze, paure che emergono. Ci sono talmente tante componenti che andarle a sondare tutte diventa veramente complesso. Quello che ti posso dire è che in realtà potrebbe essere molto più semplice di così. Quando è che le persone iniziano veramente ad amare se stesse? Ebbene, quanto ti sto per dire è molto particolare perché in realtà rende tutto molto semplice per quanto possa sembrare complesso. Ma il punto centrale è semplicemente uno. Quando tu ti rendi conto di quello che sei veramente, ti rendi conto di essere un essere divino e di non essere semplicemente un essere umano che ha bisogno di essere accettato e approvato dagli altri, che ha tutta una serie di bisogni connessi proprio al tuo lato umano. Già questo cambia tantissimo le cose. Non si tratta di saperlo a livello mentale, perché per quello ti basterebbe leggere un libro ben scritto e dici, ah bene, so che sono un essere divino. E quindi merito di essere amato prima di tutto da me stesso e poi dagli altri. No, quello che ti voglio dire è questo, è che è importante che tu faccia esperienza di questo, perché l'esperienza non può essere sostituita da nulla. Non ci può essere nulla che tu leggi, nulla che ti viene detto dall'esterno, nulla che ha fatto qualche tuo amico, ma deve essere una tua esperienza personale. Inoltre, una cosa veramente fondamentale, oltre al fatto di conoscere quello che tu sei veramente, di sperimentarlo, quello che è fondamentale, che ti porta a realizzarti, a sentirti appagato, è sentire che tu sei qui per uno scopo, che tu sia un'anima diamante oppure semplicemente una persona che ha un altro tipo di percorso. Hai uno scopo, le anime diamanti addirittura hanno una missione di aiuto nei confronti degli altri. Ma qualunque sia il tuo scopo, è lo scopo perfetto e meraviglioso, è più meraviglioso che tu puoi manifestare in questa tua esistenza, è quello che ti permette di essere appagato e di arrivare a manifestare il massimo di quello che sei in questa esistenza. Inoltre, è quello che se lo realizzi, ti porta proprio ad imparare ad amare te stesso, perché quando tu sei quello che sei, ti senti, ti percepisci e in più manifesti quello che tu sei nella tua vita quotidiana, non puoi che sentirti appagato, in pace con te stesso e amarti. Quindi in realtà può diventare questo un processo naturale. Quando tu sei sul tuo cammino e stai facendo quello per cui sei chiamato qui, o hai scelto di scegliere a seconda di quelle che siano le tue credenze e convinzioni, hai la possibilità veramente di manifestarti. E lì tutto passa in secondo piano. È come se tutte le paure, le problematiche, i pensieri negativi che hai avuto fino a quel momento si sciogliessero. Quello arriva davvero ad essere in primo piano nella tua vita e quando tu lo manifesti in questo modo, veramente la magia si può scatenare nella tua esistenza. Bene, allora quello che mi piacerebbe fare con te oggi è farti provare l'esperienza del percepire la tua scintilla divina. Magari lo avremmo già fatto altre volte, ma in questo caso lo fai con questo focus proprio. Arrivare a percepire te stesso
in tutta la tua magnificenza e a sperimentare proprio la tua energia, l'amore, tutto quello che tu sei. E sentirai che quando avrai compreso e terminato l'esercizio, il tuo livello di amore per te stesso sarà sicuramente differente. Bene. Allora ti invito a chiudere gli occhi, a fare un bel respiro profondo e a rilassarti. Semplicemente porta la tua attenzione al tuo cuore. Comincia a sentire il tuo cuore. E a notare che all'interno del tuo cuore si nasconde una piccola lucina. Questa lucina è la tua scintilla divina. Connettiti con essa. Porta proprio lì la tua attenzione. E comincia a percepirla a tutti i livelli, vederla, sentirla, percepirla. E semplicemente portando la tua attenzione, noterai che la tua scintilla comincia ad espandersi. Ora lascia che si espanda ancora di più. Lascia che occupi tutto il tuo petto e lascia che si espanda oltre. Non esistono confini. Esiste solo il permettere alla tua scintilla divina di espandersi al massimo livello possibile. Bene, semplicemente vai oltre, vai oltre. Lasciala espandere ancora di più, ancora di più, ancora di più. Lascia che diventi grande come la stanza in cui ti trovi. E lascia che l'espansione continui. Oltrepassando i muri dell'ambiente. Lasciala espandere ancora e ancora. Comincia proprio a percepire la tua grandezza. Tu sei nutrito dalla fonte e dalla terra. E la tua scintilla si espande ancora e sempre di più. Ora è diventata grande come un'intera città, ma può andare molto, molto oltre. Lasciala diventare grande come tutta l'Italia, l'Europa. Grande come tutta la terra. Espandila oltre e senti come man mano che la tua scintilla si espande e non sei tu a spingere l'espansione, tu la lasci semplicemente espandere, le permetti di espandersi. Ora che ha raggiunto la dimensione di tutto il sistema solare, può andare molto oltre. Cominci a percepire qualcosa di diverso in te. Un senso di pace.
La quasi totale assenza di pensieri, se non totale, lasciala espandere fin quando diventa grande come tutta la galassia. E ora vai oltre. Lascia che si espanda all'infinito, fino a raggiungere gli infiniti e in continua espansione confini dell'universo. E ora percepisci che tu e il tutto siete un tutt'uno, tu fai parte del tutto e il tutto fa parte di te. Nella tua scintilla divina esistono tutti i pianeti, le stelle del cielo, tutte le civiltà, tutte le forme di vita, tu stesso, il divino, del quale sei parte, che è parte di te. E a quel livello penso che tu possa, sento che tu puoi in realtà solo percepire uno stato di pace e di amore. Rilassati in questo. E se da quel livello provi a pensare a te stesso, non puoi che farlo con amore, con tenerezza. Goditi questa sensazione. E se dovessi sentire qualche piccola resistenza, semplicemente hai paura di sperimentare questa bellissima sensazione, quindi accogli anche questa resistenza e vedrai che con l'esercizio potrai superarla tranquillamente. È completamente sicuro fare questo per te e lo senti, perché in questo stato c'è la quasi totale assenza di pensiero. Tu semplicemente sei, esisti e come tale non puoi chiamarti. Senti quanto amore esiste in te, attorno a te, e tu stesso sei amore. Quindi goditi questa sensazione e lascia che faccia parte di te e della tua vita. E da ora in poi, tutte le volte che dovessi sentire una qualche sensazione non propriamente positiva o dovessi aver paura, semplicemente puoi espanderti fino a questo livello. E immediatamente il tuo potenziale percepito sarà completamente differente. Bene, quando aprirai gli occhi tra poco, potrai continuare ad essere connessa a questo stato e per un po' di tempo sarai esattamente in questo stato. Potrai tornarci tutte le volte che vorrai. La parola che ti ancora a questo stato e che ti permette di arrivarci più velocemente è espansione. Espansione, espansione, espansione. Quindi semplicemente permettiti
di arrivare alla tua massima espansione e di goderti questa sensazione, aumentando anche il tuo livello di consapevolezza. Molto bene. Ora puoi aprire i tuoi occhi e senti che in realtà quella sensazione di espansione è ancora lì. Potrebbe anche girarti la testa o potresti avere anche una sensazione come se tu fossi contemporaneamente in più punti anche della tua stanza, perché in realtà il tuo corpo è magari davanti al telefono, al video, e tutta la tua essenza è ancora in espansione, e quindi questo lo puoi percepire anche dal tuo corpo stesso. Bene, non ti ami di più in questo momento? È stato facile, vero? Benissimo, continua a fare questo esercizio per i prossimi giorni o magari anche per tutta la vita. È molto semplice e ti richiederà giusto qualche istante, ma il risultato veramente ne vale la pena. Quindi oggi ti saluto e ti auguro una bellissima giornata in espansione. Ciao!